I Bar e Caffè. Porque sé que sueñas con poderme ver, mujer, que vas a hacer, decídete pa ver. Ripartono i giovedì sera latini con Max Latino. Il venerdì è all'insegna della musica dal vivo, dagli anni 70 ad oggi, con New Style and Gianca. Scommettiamo che ti diverti? A Voghera, in via Fratelli Rosselli 139. Anche questo venerdì al Bar e Caffè Stop and Go, il grande concorso canoro dedicato a tutti gli appassionati di musica. Tra pochissimo scopriremo quali saranno i concorrenti di questa sera, ma nel frattempo ci godiamo la musica dal vivo di New Style and Gianca. Maurizio è il nostro giudice che rappresenta il pubblico questa sera, corretto? Sì, corretto. Cosa ti aspetti di trovare questa sera? Ma penso gente che sappia cantare. Ce lo auguriamo tutti, speriamo di non averci tappare le orecchie, no? È vero. Grazie allora e buoni giudizi. Grazie. Antonella ha appena finito di esibirsi con Se Telefonando nella versione più recente di Necchi, adesso è arrivato il momento di scoprire quale giudizio dedicheranno ad Antonella i nostri giurati. Paletta verde! Paletta rossa per Carlo. Stiamo per scoprire il giudizio di Claudia. Vediamo un pochino che cosa vota Claudia. Sì, paletta verde. Paletta verde, sentiamo un po' come mai. Bella la canzone, bella l'interpretazione, ha cantato bene, quindi sì. E quindi paletta verde per Claudia, primo giudizio positivo per la nostra aspirante cantante Antonella, vediamo il giudizio del pubblico, positivo e verde, positivo, quindi come mai? Più o meno come Claudia, mi è sembrata una bella canzone, vabbè qualche stonatura ma nel complesso è andata bene secondo me. Allora, quindi Antonella, due giudizi su tre positivi, non passa direttamente alla fase finale perché non ha avuto tutti e tre i pareri favorevoli, ma bisogna aspettare di capire che cosa accadrà.
accadrà con gli altri concorrenti, perché se anche soltanto un concorrente prenderà una paletta rossa, ci sarà una sfida diretta tra le persone che hanno preso ovviamente la paletta rossa. Quindi tra pochissimo scopriremo come continua la gara. Antonella, com'è andata questa sera? Beh, non è andata molto bene, però non mi interessa, l'importante è partecipare. Perché hai scelto questa canzone? Perché è tutta l'estate che le canto e mi piace da morire. Cosa ne pensi del giudizio della giuria? Insomma, ti aspettavi di ricevere dei giudizi più favorevoli oppure no? No, ho detto a mio marito stasera che non vincevo, quindi me la sentivo dentro. Però devo dire una cosa, secondo me un giudice ha confuso una gara di gioco in una gara seria. Ah, attenzione, quindi secondo te c'è chi l'ha presa un po' troppo sul serio? Esatto, perché è una gara canora per giocarsi, divertirsi, ma non... cioè questi giudizi troppo seri, perché noi non siamo cantanti professionali, ma siamo solo cantanti che ci dilettiamo, cioè non abbiamo studiato e non abbiamo... cantiamo e basta, per divertirci. Cominciamo, che cosa hai deciso di cantare? È arrivato il momento di scoprire quale giudizio darà la nostra giuria. Iniziamo da Maurizio. Paletta verde! Sentiamo un po' come mai ha deciso di dare questo giudizio positivo. Ma mi è piaciuto il brano e poi sicuramente il fatto che l'ha scritto lui, lo trovo un brano divertente. Mi è piaciuto, bravo. E quindi brano divertente, Stefano incassa questo complimento. Per il momento una paletta verde è conquistata. Adesso vediamo un po' il prossimo giudice che tipo di giudizio darà. È arrivato il momento del nostro giudice Carlo. Io sono d'accordo con Maurizio per il brano, è bello, mi piace, sono d'accordo, verde. Carlo ha dato una paletta verde, non rimane che Claudia. E quindi tutto si basa sul giudizio di Claudia. Attenzione, perché il giudizio di Claudia è quello decisivo. Vediamo un pochino Claudia che cosa sceglie di fare. Claudia sta girando la paletta nelle sue mani. Paletta verde e rosso. Paletta rossa, no! Secondo me la musica... bella, coinvolgente, lui bravo sì tutta la vita perché è coraggioso, poi insomma, però troppe rime, cantare, andare, ballare, e quindi l'ho trovata un po' una cantilena. E quindi Stefano prende una paletta rossa da parte della nostra Claudia, che l'ha in un qualche modo giudicato come un testo banale, quello della canzone. Ricordiamo che Stefano aveva scritto proprio lui da solo di suo pugno questa canzone. Posso dire che questo brano mi ha ricordato un pochino la musica anni 80, Alberto Camerini, Ivan Cattaneo, il sound un po' rock and roll Alberto Camerini. Io sono proprio cresciuto con Alberto Camerini, l'ho visto anche in concerto al Tucano. Quel sound lì mi ha ricordato quello. Gli anni 80 sono vissuto, io ho 51 anni, allora per quello lì. E quindi conosci molto bene quel mondo. Cosa ne pensi del giudizio della nostra giudice Claudia, che ha detto il testo è un po' troppo banale? Certo, se è banale è fatto così sul momento, sono riprova benissimo. Anche perché ha un significato importante per te questo testo? È una mia amica, lui l'ho dedicata così, sono rime divertenti. Approfittiamone per salutarla, che sicuramente guarderà questo reportage. Ciao Mary, posso salutare anche mio figlio. Ciao Mattia. Mary,
pronti a scoprire quindi i giudizi per Antonella. Inizia Claudia, la padrona di casa, paletta verde o rossa? Verde! Andiamo con il giudizio del nostro giudice esperto Carlo. Non mi è piaciuta niente, tutto lì. Come è interpretata la canzone, proprio non, niente, non mi è piaciuta. Manca il giudizio del pubblico, ovviamente, anche se ormai sappiamo che purtroppo tre giudizi verdi non sono arrivati per nostra Antonella. Vediamo un pochino Maurizio che cosa sceglie. Paletta verde o rossa? Per me è un verde. Sì, non conosco la canzone, ma trovo che ha una bellissima voce e quindi di conseguenza per me è sì, punto. Antonella, complimenti, perché non hai preso tre palette verdi, ma secondo me hai fatto veramente un'ottima esibizione, un timbro graffiato, sporco, ma molto emozionante. Grazie, grazie mille. Come mai questa canzone? Perché mi emoziona tantissimo e questi anni mi appartengono. Addirittura ti appartengono? C'è qualcosa di particolare che ti lega a questa canzone? Tantissimo, perché la Black Music mi è piaciuta proprio, mi piace proprio, cioè mi vibra nell'anima. Infatti devo dire che è un timbro molto black il suo. Grazie mille davvero, in bocca al lupo. Grazie mille, ciao. Momento di scoprire quale giudizio riuscirà a conquistare il nostro Gaspare. Sentiamo un pochino Carlo, il voto tecnico. E quindi paletta verde per il nostro Carlo, quindi il primo verde è stato conquistato. Sentiamo un po' Claudia e vediamo e scopriamo. Claudia, paletta verde, voto positivo anche per lei. E quindi tutto sta nelle sue mani, quindi tra pochissimo riusciremo a scoprire se il nostro Gaspare andrà direttamente alle semifinali del mese prossimo oppure se dovrà sfidarsi con gli altri. Verde, paletta verde anche per lui. Tre palette verdi. In effetti penso che sia una canzone difficile da interpretare e lui l'ha fatto in modo bello, cioè mi è piaciuto. E quindi complimenti a Gaspare, l'unico di questa sera che accede immediatamente alle semifinali che si terranno a novembre qua alle Bari. Sei l'unico semifinalista di questa serata, te l'aspettavi? Francamente no. Come mai hai scelto questa canzone? Perché io canto sempre nel gramaro, al lavoro, sotto la doccia, canto dappertutto. E perché non farlo questa sera sul palcoscenico? Infatti. Le canto sempre e ho deciso di cantare in gramaro. Pensi che la giuria sia stata particolarmente buona con te o troppo severa con gli altri concorrenti? Ma io penso che la giuria abbia fatto il suo dovere, come giustamente. Forse con la penultima, quella che ha cantato prima di me, meritava, secondo il mio parere, ragazzo della voce black, tre palette verdi. È vero, siamo infatti tutti rimasti un po' basiti. Beh, intanto tu comunque sei in semifinale, per cui tanti complimenti. Sono contento. Grazie mille, alla prossima. Grazie a te. Tre concorrenti dei quattro in gara hanno preso quindi due voti positivi su tre, si sfideranno tra pochissimo in uno spareggio, ma sentiamo Jessica che ci racconta come funziona. Per 30 secondi farete un pezzo della vostra canzone a cappella, senza base, solo con la voce. Ovviamente il giudice potrà dare una sola preferenza. La persona che prenderà, sì, una sola preferenza, quindi giudicherete dalla fine delle tre esibizioni. Ovviamente la persona che prenderà più preferenze andrà direttamente alla semifinale. Voglio cantare, cantare, cantare una canzone viva. Un ritornello pieno d'amore, sotto il sole che ci faccia sognare, ballare, con
può suonare, vedermi venire a cantare, amore sole e mare, con questa voglia di cantare, la vita è fatta a scale, ma non bisogna mai mollare. Quindi è arrivato il momento di scoprire le preferenze. Lui. Stefano. Stefano, quindi Stefano tiene la prima preferenza da parte di Carlo. Claudia. Stefano. La differenza è il fatto che lui sia così spigliato. Loro erano un po' emozionate tutte e due, bravissime, però eravate proprio emozionate, invece lui era più spigliato. E adesso il nostro Maurizio. Stefano. Stefano, e quindi tristi voti e complimenti quindi a Stefano. Come ti senti? Sei emozionato ancora? Bravissimo Stefano, ma come da accomodarti? Sono rimaste le due donzelle. Allora, che cosa ne sarà di voi? Una sola di voi passerà. E ho deciso di affidare la vostra sorte al pubblico. Passerà la persona che riceverà l'applauso più forte. Ok? Quindi vi chiederò al mio tre di applaudire la vostra preferenza. Cominciamo da Antonella. Se vi piace Antonella, non votate il numero 5, ma applaudite per Antonella se preferite Antonella. Ed Antonella, segna la prima risposta. E adesso invece voglio che votate per l'altra nostra concorrente, la strong woman bionda Antonella. Va direttamente alla semifinale la nostra Antonella. Bellissima Antonella, sei contenta? Allora, Antonella, ma che sfiga che ci abbiamo, secondo me era l'antibiotico. Bravi, ci sono voci ed è un gioco, quindi non è una gara. Ti sei divertita? Molto. Benissimo. Allora io chiamerei anche Stefano e Gaspare, per favore venite qui. Prego. E ovviamente la sorpresa a voi c'è per la nostra Antonella. Stop and Go torna venerdì 14 settembre a Libari Caffè.